pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi ci dedicheremo ad una grande artista che ha firmato una serie di hit dal pop alla dance, proprio come la nostra canzone protagonista di oggi, ossia Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, o meglio nella versione di Jennifer Lopez, perché in realtà si tratta di una cover. L'originale infatti era stato registrato inizialmente dalle Third Party, un trio femminile che inserì il singolo nel proprio album intitolato Live del 1997. In realtà però il pezzo diventò famoso solo quando a ricantarlo fu proprio Jennifer Lopez. Non si è trattato comunque dell'unica cover, anche se noi ci concentreremo su questa. Questa cover dunque è stata pubblicata nel 1999 e fa riferimento ad una grande festa, all'attesa per l'arrivo di qualcosa, di una festa che poi sarà anche la festa per salutare il nuovo anno, come vedremo nel videoclip. Non a caso fu nominata anche per un Grammy Award del 2000 come miglior canzone dance, anche se poi non ha vinto. Ha ottenuto però la vittoria come miglior video dance agli MTV Video Music Awards, oltre ad aver ottenuto anche una nomination come miglior coreografia. Le immagini del filmato, in effetti, iniziano con il mostrare l'ambientazione come in una sorta di foresta equatoriale, poi compaiono palazzi, grattacieli, si arriva negli interni di una sorta di atmosfera che dà l'idea dell'attesa, quella che poi vedremo è anche l'attesa proprio della festa e del passaggio al nuovo anno. L'artista inizialmente è in lingerie, con lei appaiono poi man mano altre donne, mentre Jennifer Lopez inizia a ballare. Le immagini si susseguono a ritmo molto veloce, salvo rallentare e indugiare sui movimenti più sexy della cantante. Poi progressivamente la stessa foresta diventa il set di una festa, dove ci sono anche altre persone e uomini. Tutto si ferma nel momento in cui un enorme orologio digitale segna l'arrivo della mezzanotte e soprattutto del nuovo anno, il 2000 appunto, con i successivi festeggiamenti. Tornando alla musica, al singolo di Jennifer Lopez, con il suo ritmo travolgente, conquistò buona parte del pubblico non soltanto in America ma anche in Europa, dove il brano entrò e ottenne la quarta posizione nella classifica in Belgio, la settima nei Paesi Bassi, poi si piazzò nella top 20 in paesi come Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Svizzera e altri, Italia compresa, dove entrò nella top 10. Fu persino quarta in Australia, quinta in Nuova Zelanda, quinta anche nel Regno Unito, ottava negli Stati Uniti. Va comunque ricordato che Waiting for Tonight fu il primo singolo a raggiungere la vetta della Billboard Hot Dance Club Songs Chart americana. È stato poi naturalmente un brano spesso presente nei tour dell'artista. Va poi anche ricordato che della canzone fu realizzata anche una versione in spagnolo per il mercato latino, date le origini portoricane della Lopez, a lei che comunque è sempre stato in qualche modo rinfacciato di non parlare correttamente lo spagnolo. È curioso notare infatti che lei è stata definita newyorican, cioè un neologismo che indica i newyorkesi di origine portoricana, per lei nata nel Bronx all'interno della comunità portoricana, perché da questo paese appunto avevano origine i genitori. Classe 1970 ha iniziato a prendere lezioni di ballo, danza, a soli 5 anni ed è ovviamente un'eccellente ballerina. Il debutto sul palco nel 1990 a 20 anni in un telefilm, poi a 16 la prima pellicola da grande schermo con My Little Girl, ma diciamo che lei è nota anche per il suo fisico scultoreo, il suo lato B, insomma, persino assicurato per la cifra sbalorditiva di $1 milione. Lei che è stata soprannominata non a caso anche The Bottom. È stato poi con Out of Sight di Steven Soderbergh, il film che l'ha vista protagonista al fianco di George Clooney, che J.Lo ha raggiunto la notorietà internazionale, ovviamente prima come attrice, diventando una sex symbol venerata, desiderata. Per questo film va anche detto che ha ricevuto una nomination all'Independent Spirit Award. Poi ovviamente la carriera folgorante anche da un punto di vista musicale che l'ha portata finora a vendere circa 80 milioni di dischi in carriera. La stima del suo patrimonio è di circa $400 milioni.